Let's go! Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti alla nuova edizione delle Parole della Settimana. Questo studio creato dal nostro scenografo Beppe Chiara è talmente bello che è quasi un peccato rovinarlo mettendoci dentro un programma. Cercheremo di ridurre i danni, ma cercheremo soprattutto di ampliare la nostra formula di cantastorie dell'attualità, senza mai dimenticarci che chi racconta una storia non esisterebbe se dall'altra parte non ci fosse qualcuno che lo ascolta. Perché in un racconto, come in un programma, il vero protagonista è l'ascoltatore. Perciò come prima parola della nuova stagione ho scelto la parola ascolto. E ho una storia da raccontarvi a questo riguardo. Però avrei bisogno di un ascoltatore, per cui posso venire vicino a lei a sedermi, grazie. Perché vorrei raccontarle una storia. Un'avventura straordinaria di un geometra che 40 anni fa decide di trasferirsi a Milano in una casetta sui Navigli. E lì incontra i due grandi amori della sua vita. Il primo si chiama Emma, che lui aborda con una proposta folle, perché gli dice subito, appena le incontra, le andrebbe di andare a pranzo a Venezia con me? E Emma accetta e quel viaggio non è ancora finito, perché i due si sono sposati e stanno insieme da una vita. Il secondo amore è quello per la poesia, Alda Merini. Alda Merini abita proprio vicino alla casa di questo geometra e gli legge le sue poesie e lui le ascolta in silenzio e a forza di ascoltarle intanto impara questa straordinaria arte dell'ascolto e poi comincia a scriverle anche lui, diventa un poeta e così a tempo perso non smette però di ascoltare non solo le poesie ma i racconti degli altri e appena può piazza due sedie davanti a un museo di Milano molto famoso, il MUDEC, si siede su una di queste due sedie ed espone un cartello dove c'è scritto «Ascolto storie d'amore gratis». Ora, io non so se sia la parola ascolto a fare il miracolo o se sia piuttosto la parola gratis, però quello che succede è che la gente si siede e gliele racconta senza neppure così, lui non prende neanche un euro per ascoltare queste parole, eppure ogni giorno scopre di essere un po' più ricco. Ebbene, quest'uomo si chiama Salvino Sagone. Vorrei sapere, le piacerebbe conoscerlo? Mi piacerebbe. Le piacerebbe? Allora si guardi allo specchio perché è lei. Salvino, ce la fa vedere questo cartello? Dov'è? Dove l'ha messo? Ha capito. Dove l'ha nascosto? Non è così. Quindi lei si mette, giustamente ha sottolineato la parola gratis, no? Perché gratis. Quella aiuta. Sì. Ecco, ma senta, ma di tutte le tantissime storie d'amore che ha ascoltato nella sua vita, no, adesso basta, può anche tanto, di tutte quelle che ha sentito, qual è quella che è rimasta più nel cuore? Magari le storie sono veramente tante e sono tutte straordinarie, in qualunque modo siano nate o siano andate a finire. Ce n'è una in particolare, quella che ti resta proprio nel cuore, la storia di due giovani, due ragazzi, un giovane uomo e una giovane donna di Torino, no? Ci sono i momenti, sì, è il periodo della crisi, lui lavora a Torino, lei trova lavoro a Milano, si devono dividere. Il fine settimana lui viene a Milano a trovarla e passano un fine settimana insieme, però l'amore è così grande che non si può stare 7 giorni poi ad aspettare. Allora a metà della settimana, il mercoledì, lui da Torino prende il treno e va a Biella, lei da Milano prende il treno e va a Biella e si incontrano in questa pensioncina dove passano la notte, dove cenano, dove stanno e poi il giorno dopo, dopo la loro intimità, si salutano e tornano, lui a Torino e lei a Milano. Che bellissimo, però potrebbero anche, visto la durata ormai dei viaggi fra Torino e Milano, potrebbero anche andare direttamente, perché proprio devono trovarsi in una città terza. È successo qualcosa. 10 giorni fa lei mi ha scritto, mi ha rintracciato, non so come. Perché è lei che è venuta, è la signora che è venuta. È la signora che è venuta e mi ha detto, ho trovato lavoro a Torino. Da domani andiamo a vivere insieme a Torino. E lei è contenta. E lei ascolta e
e si commuove mentre la racconta. Una meraviglia. Grazie. Senta, grazie Sabino, grazie a lei. La prossima parola vorrei raccontarla a un'altra ascoltatrice speciale. L'avete vista